Tre giorni dopo il previsto, ecco finalmente in campo Casatese Caravaggio. Rientrata fortunatamente l'emergenza legata al Covid, in casa bergamasca si può pensare al calcio giocato, in un semi testa coda che regalerà comunque emozioni, perché gli ospiti in biancorosso partono con piglio, ma la conclusione di Fumagalli è murata dalla difesa. Stessa sorte che capita a Crea sul fronte opposto per una Casatese chiamata invece ad essere arrembante. Vero, l'assenza di Isella è importante, ma davanti l'attacco è ben fornito e Candido all'11° manda lato di un nulla. È la squadra di Tricarico che fa la partita, ma manca l'ultima stoccata, emblema il mancato colpo di testa di Crea al 12°. Caravaggio però non è sparring partner, Perrotti va fin sul fondo e costringe Ferrara a smanacciare con la Mesta, che non riesce nella correzione. Eccezione fatta per un tiro velleitario di Candido, il momento è però favorevole agli ospiti. Ferrara è costretto all'uscita bassa sui piedi di Comelli dopo un errore di lettura della difesa lecchese, che sbanda ancora una volta poco dopo, ma Ferrara mette sempre una pezza negando ancora una volta il gol a Comelli. Prima del riposo un tiro al bersaglio della Casatese, ma Caravaggio fa muro e l'arbitro è puntiglioso nel fischiare la fine con i giocatori di casa che dimostrano di non gradire. Riprese e occasioni da una parte e dall'altra. Prima la Mesta e Viola non riescono a scardinare la retroguardia della Casatese con due tiri velenosi da dentro l'area di rigore. Dall'altra parte il tiro cross di Sassella non trova nessun compagno pronto alla deviazione, mentre successivamente Baldan calcia malamente dopo il controcross di Frigerio dalla destra. Infine la Mesta fa tutto bene in area di rigore, ma anche egli non trova un compagno in grado di terminare il lavoro calciando in porta. Caravaggio però capisce che può giocarsela anche ad armi pari, Comelli approfitta ancora una volta delle incertezze difensive ma non riesce a calciare verso la porta, forse subendo anche il fallo del rientrante Ferrara. La Casatese si affida sempre più ai giocatori di qualità, Baldan rientra sul sinistro ma calcia debole anche se Dominici non rischia la presa. Su un corner seguente il colpo di testa di Sassella va alto senza creare patemi al portiere ospite. La Casatese fa pressione ma 8 dalla fine resta in 10, Perez già ammonito si lascia cadere al limite dell'area, nessun contatto con Messaggi e secondo cartellino giallo per il centrocampista ex Sant'Angelo. Ma proprio in 10 uomini i padroni di casa trovano il gol. Azione dalla sinistra, Candido spalla alla porta, vede la corrente Baldan che di destro trova la soluzione vincente. Palla in buca d'angolo per una rete importantissima visto che mancavano soltanto 5 minuti al 90°. Caravaggio prova a reagire ma trova ancora una volta i guantoni di un Ferrara praticamente insuperabile, bravissimo il portierino con la parata bassa. I padroni di casa invece in pieno recupero sprecano una ripartenza letale, ma può bastare anche così per una Casatese che aggancia il Crema al secondo posto in classifica, mentre il Caravaggio resta impantanato nelle zone calde.